Siamo in compagnia di Don Giustino a Muro Lucano, inevitabile qui parlare della storia e della vita di San Gerardo che è nato in questi luoghi. Siamo stati alla casa natale di San Gerardo, un luogo particolarmente importante per la vita del santo perché qui sono venuti avvenimenti davvero importanti della sua vita. Il luogo della casa a Pianello, così è chiamato, era un luogo dove vivevano delle persone, dove lì è nato San Gerardo. Questa casa è stata riacquistata ed è stata riattata così come poteva essere nel 1726. Sono due stanze dove c'era la mamma, la sorella Brigida, perché poi il padre lui è partito da giovane e lui sosteneva la famiglia facendo l'apprendista sarto e poi il sarto. La sua vocazione è accaduta così perché sono venuta a Muro Lucano dei padri redentoristi per la missione. Lui si è lasciato prendere da quello che è l'ideale religioso. Voleva andare via subito, cercato di entrare dai padri cappuccini, ma durante questa missione lui così improvvisamente ha preso un lenzuolo e si è calato giù dalla finestra, raggiungendo i padri redentoristi che da Muro Lucano andavano a Rionero in Vulture, lasciando il biglietto alla mamma: vado a farmi santo. E così è andato a De Liceto. Il padre che lo ha accolto ha detto al superiore: portiamo un giovane e una bocca in più da sfamare. Così era stato presentato. Ed è cominciato lì la vita di santità, proprio partendo da Muro Lucano e andando a De Liceto, che è la casa di formazione. E poi lì ha continuato a ritornare a vivere proprio con l'intensità della sua vita. Lui a Muro ha fatto tutti i mestieri, ha fatto non solo l'apprendista sarto, ma ha fatto anche il cameriere al vescovo di Melfi, molto irascibile, ma anche così sapeva stare con i ragazzi, sapeva sempre parlare della sua mamma, la Madonna, sapeva impersonificare anche il Cristo quando facevano la Via Crucis e la Passione. Lui è stato 23 anni a Muro Lucano. Ha lavorato da sarto, da apprendista sarto, ha mantenuto la famiglia e poi a 23 anni è partito per le missioni. Ha scattato lì il volo per una vita nuova, una vita gloriosa, per poi arrivare fino a 29 anni e così raggiungere il cielo al 16 ottobre. Da 23-29 anni lui è stato non solo in tutte le case dei rendolisti, ma principalmente a Napoli, e lì si è fatto conoscere proprio lì all'ospedale dei Pellegrini, ha saputo modellare anche le statue, ha imparato anche l'arte e ci sono di lui due crocifissi proprio di cartapesto. Uno è al santuario di Mater Domini e un altro nel convento dei Cappuccini di Vietri di Potenza. Cioè un giovane precario, ma artista. E durante la sua vita proprio religiosa, come fratello laico, ed è stato anche consigliere di tante persone, a cominciare dal vescovo Moio di Muro Lucano, il quale diceva: una riflessione, un pensiero di San Gerardo vale più di una mia predica. Ma non solo, è stato consigliere delle suore di clausura e tante altre cose. La vita bisogna conoscerla. E io ho cercato di fare due volumi, uno dove Gerardo Maiello è chiamato Santo del Popolo, poi un altro dove ho parlato di San Gerardo Maiello, giovani dei giovani. Dicevamo San Gerardo, un santo che ha provato di tutto, diversi mestieri, anche il sarto, e c'è un locale qui a Muro Lucano che testimonia questa sua attività passata. C'è un locale chiamato
realmente sartoria Pannuto, perché il proprietario era Pannuto. E lui è stato lì a fare l'apprendista. Un apprendista che ha dovuto subire tutte le mortificazioni. Veniva maltrattato, veniva anche continuamente così disturbato, ma anche offeso. Ha saputo accettare tutto, ha fatto la persona obbediente ed è andato avanti così, cercando di imparare il mestiere per poi mettersi un po' a solo e saper lavorare per guadagnare qualcosa e poter aiutare la famiglia. Questa sartoria Pannuta è stata riattata in una semplice stanza dove ci sono così sistemati proprio gli attrezzi di lavoro e dove c'è una lapide dove ricorda questa sua presenza in questo luogo, una lapide che già da tanti anni è lì, adesso è stata riaperta e riattata come bottega di San Gerardo. Il resto poi è storia, una figura determinata comunque a perseguire il suo cammino di vocazione nonostante gli alcuni rifiuti che ha ricevuto. Mamma, poi vado a farmi santo. È un santo che bisogna presentare alle nuove generazioni. Queste nuove generazioni che sono disturbati, catturati da tante forme di... così, di cultura effimera, passeggera, dove manca la formazione, dove manca l'ideale di vita cristiana, dove manca anche, diciamo, il vivere sociale e umano. San Gerardo può essere un modello per i giovani precari di oggi. Lui ha saputo fare tutti i mestieri, si è adattato a tutto, ha fatto anche il sacrestano. Cosa non ha fatto? È stata pressa ai padri missionari, aiutando, facendo i servizi e aiutando la povera gente. È stato considerato padrone dei poveri, perché lì al santuario di Mater Domini sapeva dare il pane ai poveri. È uno che ha saputo esprimere tutta la sua vitalità e la sua santità in ogni occasione e con tanti gesti. È un santo conosciuto più nel mondo e meno in Italia. Perché? Perché i santi sono anche portati avanti dalla gente. Noi siamo una gente chiusa, la Basilicata è chiusa. C'è soltanto il santuario di Mater Domini che esprime un segno, questo segno che poi viene espresso con dei pellegrinaggi di gente del Meridione che corre ai santuari perché va trovando grazie, non perché vuole stare in grazia. E qui c'è da rivedere l'impostazione dei pellegrinaggi, della visita ai santuari, di come i santuari devono essere un luogo di conversione, di formazione, ma anche espressione della carità. E i santuari devono esprimere i segni della carità. Noi qui a Muro Lucano, proprio al santuario di Capoligiano, di fronte al santuario c'è una casa per anziani soli, abbandonati, dove ci sono delle suore gerardine che assistono ed esprimono il segno vero della carità. È in questa linea che si esprime il futuro e anche la verità dello spirito di San Gerardo. Cerchiamo di entrare in questo modo, perché non è il santo taumaturgo, è il santo che esprime una storia, un modo di vivere, un modo di essere, ma anche un modo di realizzarsi. Realizzarsi nell'amore verso Dio e nell'amore verso il prossimo. E questi sono i comandamenti di Dio. E poi un santo di grande attualità. Va meglio presentato anche da noi, diciamo, educatori, formatori, sacerdoti, missionari. Quando si parla di lui, non bisogna parlare soltanto di quei miracoli che il Settecento facilmente esprimeva. Sappiamo il periodo del Settecento un po' così edulcorato, un po' anche ampliato, un po' anche discutibile.
noi tante volte ci lasciamo andare a certe forme di miracolismo. Il vero miracolo di San Gerardo è il suo spirito, la sua verità, è questo amore verso Dio e questo amore verso il prossimo. Lui si uniformava alla volontà di Dio e lui ha scritto sulla sua cella: qui si fa la volontà di Dio. Ha fatto la volontà di Dio, si è proprio allineato, uniformato alla volontà di Dio e poi si è affidato a Mamma Maria, come lui diceva. Non solo, ma poi ha amato i poveri, ha soccorso i poveri ed è vissuto da povero. Non so se mi spiego. E questo è un esempio che vale per tutti.